Dinosaur Zoo Tycoon! Costruisci il tuo personalissimo zoo di dinosauri! Basta, mi hai già convinto così, giochiamoci! Ok, quindi devo costruire qui il mio personalissimo zoo. Ma c'è un elicottero, scusa, no! Basta, non voglio più fare lo zoo, voglio andare in elicottero! E va bene, costruiamo questo zoo! Dinosaur Zoo, ragazzi, sono felicissimo, guardatemi! Sono il biscottino proprietario di zoo migliore che ci sia! Allora, qui devo prendere... Ah, ok, a $10 compro la ricevitoria dove si prendono i biglietti. Questa freccia mi dice che c'è bisogno anche... Subito così? Facciamo la tana dei Velociraptor! Raga, qual è il vostro dinosauro preferito? Vediamo come sono questi Velociraptor. Devo... Allora, così con $10 prendo le decorazioni e adesso devo uscire dalla gabbia per comprare anche i Velociraptor. Ok, stanno arrivando? Ah no, ok, ho comprato il cibo da dare ai Velociraptor. Qui prendo i Velociraptor, che sono gratis. Ah, ok, non lo sapevo, scusatemi. C'è un rivenditore di Velociraptor che appunto dà i Velociraptor a tutti gli zoo del mondo. Oh, che figo, un Velociraptor. Ma posso darti un amichetto? Sì, a 21, ma lo piglio. Ma subito anche un terzo. Quanto costa il terzo Velociraptor? Presto. E quindi così posso prendere la carne e posso dargliela. Oh, che bello, guardate. Posso prendere questa bistecca qui. E perché i bambini sono molto più piccoli rispetto a me? E allora te, bambino, ti lancio una bistecca addosso. No, niente, la do al Velociraptor. Allora, a sto punto compriamo una panchina, così tutti quanti possono... No, no, scusatemi, ma è messa al contrario questa panchina. Se qualcuno si siede, i Velociraptor gli possono azzannare il cozzetto. Ma non va bene. Vabbè, qui cosa serve? Compra una roccia. Perché devo... Ah, ok, il sentiero di rocce. Bellissimo. Cos'è il Tickins? Ah, ok, sono le cose di Tiki. Tiki. Compriamo anche una bella stauta, che tanto costa poco. Ma questo è il T-Rex! Quindi sicuramente potremo comprare poi anche un T-Rex. E qui non ho visto... Non ho visto quale ci va qui. Vabbè, non fa niente. Compriamo anche l'erba, che in realtà già c'era, però vabbè, facciamo finta di niente. Anche un po' di piante. E i funghi? E beh, certo, se non compri i funghi... Ma bastava non lavarsi per 2-3 settimane, i funghi comparivano, insomma. Pure le rocce! Ma quanto mi costano qua questi dinosauri? Pure il tronchettino. Ma cosa ci fai col tronchettino? Sei un dinosauro, mica c'hai bisogno dei tronchi. Una pozza. Ma che cosa sto facendo? Uno stagno, cos'è? Non so per quale assurdissima ragione, ma dando da mangiare agli animali io guadagno soldi. Quindi, ok, diamo da mangiare a queste povere bestie. Queste povere bestie che si nutrono di esseri viventi di solito. Io invece gli do della carne morta. No, ma guarda! Ma hai fatto la cacca! Ma mi ha fatto la cacca! No, questa mi sa che devo pulirla. Ma se entro mi mangiano? Provo a vedere cosa succede. Ah, no, niente, questa rimane qui. Ok, ma mi stavi azzannando? Ma guarda che non ti do più da mangiare. Posso dargli un nome? Allora, anziché Velociraptor, ovviamente uno lo chiamiamo Fifi e l'altro Fufu. Fifi e Fufu, ragazzi, che ci fanno tanta pupù. Oh, bene, possiamo adesso comprare l'Oviraptor. Ma cos'è l'Oviraptor? Ah, ok, qua posso leggere le informazioni sull'Oviraptor. Ma non mi interessa, io voglio vederlo direttamente l'Oviraptor. Quanto costa? Il primo è gratis. Ok, sono poco costosi questi dinosauri. Sarà che ho speso 18 milioni per fare il tuo habitat. Ma che cos'è? Ma è uguale al Velociraptor, però c'ha una cosa rosa in testa. Ma non ha senso. Questi continuano a fare la cacca a terra. E vabbè, andiamo da mangiare a sto povero Oviraptor. Allora, siccome si chiama Oviraptor, lo chiamiamo Ovififi. E ovviamente già sapete come chiameremo un eventuale suo amichetto. Lo compriamo innanzitutto. E tranquillo, Ovififi, sta per arrivare. Ovifufu. No! Ma il gioco... Ma guarda che Fufu non... No, ma per... Scusami, perché non me l'ha dato? No, ma pensa che Fufu sia una parolaccia. Ma non ci credo. Vabbè, questo... Manco gli ho dato il nome e già pensa che gli do una parolaccia. Ma Fufu non è una parolaccia, ragazzi. Ah, Ovifufu. Oh, allora proviamo con Ovififi. Che devo fare? Ovififi. Niente, anche Ovififi non gli piace. Ok. Scusatemi, ma sta piovendo. Perché? Cosa ci fate qui? Riparatevi che piove. Allora, io devo creare gli alberi, così la gente si può riparare sotto gli alberi. Ma io questa cacca la posso rimuovere oppure no? Scusatemi, mi pagano se raccolgo la cacca? È bello! Ma funziona anche nelle realtà così? Compriamo un angolo. Oh, ho comprato un angolo. Che bello, anche a scuola.
scuola proprio. Quando compravi gli angoli la maestra mi dava 5. Compro la sabbia, ma non ho abbastanza soldi per avere la sabbia. Adesso li ho. Ma cosa vi danno da mangiare? Quanta cacca fate? Fifì e fufù. Ma se io qui abbellisco tutto, mi danno un premio? Mi pagano di più il biglietto, credo. Te, vi do da mangiare così fate tanta cacca e... Ah, ok, ragazzi, devo tenere anche buoni queste bestiole. Anche perché mi dicono che se si arrabbiano sono fatti amari per tutti quanti. Questi iniziano a mangiare i miei clienti. Mangia un po' di carne, anche tu una bella bistecca fatta con l'ego. Chi è questo animale? Il dilofosauro? Ma quello è lo xilofons. Ah, no, quello è uno strumento. Oh, raga, questo qui ci saranno i triceratopi. Oh no, non vedo l'ora dei triceratopi, sono fighissimi. Finalmente qualcuno di serio, non il dilofosauro. Che cos'è? Uno strumento che si suona alle medie. Devo anche rinominare l'altro oviraptor e lo chiamo Gianni. Gianni l'oviraptor, proprio conosciutissimo dagli amici. Invece il dilosauro lo chiamiamo il dilo Gianni, ragazzi. E il famosissimo dilo Gianni, proprio che si chiamava con gli amici. Ciao dilo Gianni, cosa fai? No, niente. Leggo la dilo storia e ti ho anche comprato un amichetto. Ho un'amichetta, potrebbe essere un dinosauro femmina, quindi non lo so. Ah, e comunque questi continuano a fare la cacca come se non ci fosse un domani. Che io la colleziono, ma dove la metto? Sono pur sempre un biscottino io. Te, raccolgo la cacca, c'ho le tasche piene di cacca praticamente. E questo che è un venditore ambulante. Ma io ti pago per fare i palloncini. No, vabbè, ok. Compriamo le piante, se no i triceratopi questi si arrabbiano, scappano e fanno fuori tutti quanti i miei clienti. Anche un po' di alberi, se no poi si sentono soli questi triceratopi. E anche questi vogliono l'acqua, la legna, le pietre. Ma che ci fanno? Ma sono dei dinosauri, cosa ci fanno? Pure i funghi vogliono. Ma se li mangiano almeno, spero. Ecco, anche i dinosauri mi iniziano a fare la cacca nei recinti. E che cacchio. Oh, questo sì che è un investimento. Possiamo comprare il Dino Pet Store. Quindi qui possono comprare le magliette, le cose, e ci danno un sacco di soldi. Devo nominare l'amico di Dilo Gianni. E facciamo Dilo Sara. Dilo Sara, ragazzi, è la fidanzata di Dilo Gianni. Finalmente i triceratopi. Wow, i triceratopi. Dilo Sara, mi hai fatto la cacca in faccia. Mi hai fatto, Dilo Sara, ma come ti permetti? Quanto costa l'altro triceratopo? 2006, ok, oh, siete costosi quei triceratopi, eh. Il triceratopo ovviamente si chiama Samuele. Samuele il triceratopo. E gli diamo una bella compagna anche a Samuele. È arrivato anche l'altro triceratopo, che ovviamente è Veronica. È l'amica d'infanzia di Samuele. Brachiosauro, quello che non c'ha voglia di fare niente dalla mattina alla sera. Ormai manco leggo più che cosa sto comprando. Ma che ho comprato? Ma che cos'è? Ma quanto mi è costata sta cosa? Ma che poi ha questo alone verde la cacca. Manco a dire profuma perché sono dei dinosauri buoni, no. Che io voglio ancora capire chi è che mi paga per pulire la cacca, se sono io il proprietario. Pure i triceratopi che fanno la cacca, ovviamente. Pure nell'acqua. Cioè io mi devo tuffare nell'acqua zozza per pulire la cacca di Veronica. E vabbè, che si fa per avere uno zoo di dinosauri di successo? Gli ovisauri qui, come cacchio si chiamavano loro, che c'hanno pure famissima. Beh, beccati da magna. Anche se sono curioso di sapere che cosa succede se non gli do da mangiare, se iniziano a mangiare tipo i clienti. Ciao mamma, è presente lo zoo di dinosauri? Ecco, sì, sono stato mangiato, però ho solo il braccio, tranquilla. E no, e la cascata no però. C'è pure la cascata. Meno male che il primo brachiosauro è gratis, se no questi qua mi costavano un occhio della testa. Cioè gli ho fatto... Ma quanto è grossa la scatola? Ma cos'è il brachiosauro? Oh, mi rompe tutto. Vabbè. Ah, ok. Siccome sono erbivori i triceratopi, io li devo che gli do i rami? Ma siamo sicuri che i rami gli vanno bene? Vabbè, a te ti chiamo Piedino, ovviamente. E il tuo amicone che è appena arrivato, ragazzi, a parte che devo chiamare Mignolo, l'amico di Piedino. Ma quanto sarà grossa la cacca di questi cosi? Ma no, perché Mignolo me l'ha levato? Ma non ha senso. E niente, ha deciso che alcuni nomi proprio non li vuole sentire. Forse non gli piace il nome Mignolo. Però Mignolo è carino per un brachiosauro. Cosa? Una panchina $1,600? Ma di cosa è fatta? D'oro? Ma...
Ma che cos'è questa? Ma posso trovare... Sono delle pepite d'oro? Ah, no, è un fossile. Ma che cosa me ne faccio dei fossili? Cioè, dinosauri veri qui. Mi si stanno arrabbiando i brachiosauri. Meglio dargli da mangiare che questi qua, ragazzi. Cioè, se no sono problemi, grossi problemi. Allora, se proprio Mignolo non ti piace, ti chiamo Lucrezia. Oh, Lucrezia dovrebbe piacerti. E infatti, Lucrezia gli piace. Ottimo. E quindi, ragazzi, benvenuti nel mio super mega zoo di dinosauri. Iscrivetevi e ditemi se volete altri video su Roblox. Ciao!